Ad esibirsi sul palco del Cinema Esperia di Bastia, oltre a numerosi giovani artisti, c'era Francesco Mariottini, ballerino professionista noto al grande pubblico grazie alla trasmissione televisiva Amici, scelto dalla provincia di Perugia come testimonial della campagna di informazione In ballo c'è il tuo futuro, dedicata ai giovani e al loro futuro professionale, lanciata dall'ente nel 2013 nell'ambito del progetto Life. Si è trattata di una mattina di spettacolo per orientare al lavoro i giovani studenti delle classi quarte e quinte del liceo scientifico del Convitto Principe di Napoli, di Assisi, del liceo Classico Properzio, sempre di Assisi, dell'Istituto Bonghi, Marco Polo di Bastia, Umbre Santa Maria degli Angeli, presente tra il pubblico anche Giovanna Vignola, tra i protagonisti del film La Grande Bellezza, reduce dall'Oscar. I giovani devono essere i protagonisti del loro futuro, poiché la crisi economica è devastante, ma nel contempo può costituire occasione per nuovi orizzonti, ha detto il vicepresidente della provincia, Aviano Rossi. Ma per fare questo bisogna avere il coraggio di provare, non arrendersi e reinventarsi. È stata meravigliosa, è stata molto forte, molto emozionante, soprattutto vedere l'impegno di questi ragazzi, vedere l'entusiasmo che hanno messo di risposta da parte del pubblico, da parte di loro nelle veci del pubblico, che normalmente è un pubblico di un'età un pochino superiore, e questo è stato molto positivo per noi, per la provincia, per tutto lo staff di questo spettacolo di In ballo c'è il tuo futuro. Il sindaco di Bastia, che riveste anche l'interim di assessore ai servizi sociali e in più nella vita privata è consulente del lavoro, ha affrontato il problema della mancanza di lavoro tra i giovani da un'altra angolazione legata cioè ai cattivi stili di vita che alcuni tengono e che non agevolano il trovare un'occupazione o mantenerla. I neuroni non sono infiniti e soprattutto non crescono come le unghie, sono le sue parole, ed è per questo che bisogna essere seri, disciplinati se si vuole essere competitivi, quindi non dissipare le capacità in droghe o alcol, ha concluso il primo cittadino.